Astronauts to the moon. Ignition sequence start. 3, 2, 1. Houston, we have a problem. Liftoff. We have a liftoff. We got to go on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. What you're seeing here is a mirage. And I think it's time for the masses to wake up. Wake up. Wake up! Wake up and look at this line and live it in, man! Ciao a tutti gente, come va? Geranismo è tornato col secondo punto, mollalo come se non ci fosse. È vero che la Terra curva lontano da noi? Vediamo. Per prima cosa dovete sapere che le cose rimpiccioliscono in distanza. No, non nella realtà, ma dal punto di osservazione le cose rimpiccioliscono a causa della distanza. Allora, da dove misuriamo l'abbassamento della Terra? Dal punto di osservazione. Un momento. Dal punto di osservazione le cose rimpiccioliscono con la distanza. Si può dire che queste cose tecnicamente si abbassano, ok? Controlliamo. E misuriamo la curvatura della Terra paragonando l'altezza delle cose dal punto di osservazione. Quindi devono mantenere il fattore della prospettiva, giusto? No, è come se non si abbassassero. Ok, andiamo a vedere bene. Diciamo che stiamo osservando la torre CN che si trova ad un'altezza di 553 metri dall'altra parte del lago. Bene, diciamo che anche noi ci troviamo ad un'altezza di 553 metri. Quando usiamo il Teodolite o il nostro telescopio e li mettiamo a livello, che cosa vediamo? Dovremmo vedere questo. La sfera della torre CN dovrebbe trovarsi sotto la crocetta. Perché? Perché dal nostro punto di vista la torre si è rimpicciolita in distanza ed il telescopio non ha alcuna idea della prospettiva. Prendiamo questi palazzi e mettiamo un uomo sulla cima con un telescopio che guarda lungo i palazzi della strada. Vedrà le stesse cose che vede uno che si trova su un palazzo alto il doppio? Un altro modo per guardare può essere di immaginare una pila di telescopi a livello verso il cielo. Se guardiamo attraverso il primo telescopio vedremo qualcosa di simile a questo. Ma se osserviamo dal telescopio più in alto vedremo questo. E se andiamo ancora più in alto vedremo questo. Nuovamente, se ci troviamo su un palazzo alto 30 metri con il nostro telescopio a livello e puntiamo in distanza, diciamo a questo palazzo qui, anche se la parte bassa del palazzo è 100 metri, la crocetta del nostro telescopio sarà più alta e la distanza fra questi due punti è quella che considerano abbassamento. Si è abbassata? Assolutamente no. Avete a che fare con la prospettiva. Tutto quello che dovete fare è semplicemente osservare dal lato ed è facile scorgere il piano. Vedete che cosa ho fatto là? Non c'è alcuna curvatura sulla Terra. Se prendete solo il punto di osservazione e dimenticate la prospettiva, concluderete che l'ingegnosa matematica maschera il fatto che tutto quello che ci hanno raccontato su dove viviamo non è altro che una bugia gigantesca. Non lasciatelo cadere come non fosse niente. Qui è Geranismo. Alla prossima volta. Pace!